Con l'arrivo del piano sosta erano due le maggiori preoccupazioni da parte dei cittadini che abitano e lavorano in centro storico. I commercianti temevano la scarsa affluenza della clientela, i residenti di dover lottare ogni giorno per riuscire a trovare un parcheggio vicino casa. Mentre per i negozianti è ancora presto per tracciare bilanci, la guerra del parcheggio sembra essersi spostata invece fuori dalla nuova zona di tariffazione dei posti auto alla disperata ricerca di un posteggio gratuito. Strido è così, in questa situazione, venire a conoscenza di un'enorme disponibilità di parcheggi gratuiti inutilizzati nell'area della zona industriale, più volte additata dalle realtà del centro storico come unico punto di interesse per lo sviluppo della città da parte dell'amministrazione comunale. Partendo dall'area ad est della nuova pista ciclabile Faenza-Granarolo, sono innumerevoli i parcheggi costruiti, quasi tutti a costo zero per il comune, poiché a carico delle aziende sorte nel tempo nell'area, ed attualmente abbandonati, diventate zone di degrado, picnic o nascondigli appartati per coppiette. Rifiuti sparsi ovunque si possono vedere in qualsiasi piazzale, molte volte nascosti o immersi nella vegetazione rigogliosa capace, nella totale incuria, di invadere carreggiata e piste ciclabili. Curioso comunque notare come questi parcheggi siano stati costruiti a regola d'arte, con stalli riservati ai disabili e cartelli, ormai illeggibili, a ricordare il regolamento comunale per le aree verdi. Oltre al territorio compreso fra la Gigacer e Tampieri, queste inutili distese di cemento si trovano dietro al Class Hotel, accanto al centro revisioni auto, nel terreno che divide la Penta dalla chiesa di San Silvestro. Parcheggi ed investimenti che avrebbero fatto molto comodo in questi anni al centro storico, e come ora alle zone limitrofe. Diversi progetti furono abbozzati prima dell'arrivo del piano sosta, ma accantonati per gli eccessivi costi di realizzazione. Inutile chiedersi ora se i soldi investiti nell'area industriale, seppur privati, potessero essere dirottati verso il centro. Di sicuro esiste solo la situazione paradossale del momento. Parcheggi a pagamento vuoti dentro le mura, con una richiesta di parcheggi gratuiti a ridosso della nuova zona di tariffazione, e distese abbandonate e deserte nella zona industriale. Federico Lega per Faenza Web TV.